Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sarebbe stata una telefonata furibonda tra Gentiloni, sia Gentile, e Giorgia Meloni. Questa fa parte di quelle che sono chiamate indiscrezioni, retroscena. Che cavolo sono? Non possiamo definirla notizia, ma sono quelle cose che i giornali scrivono dicendo ce l'hanno riferito fonti qualificate che non possiamo rivelare perché sennò poi non ci dicono più niente, non possiamo dire la fonte, ma vi raccontiamo di un retroscena. Quindi il retroscena non è una notizia, ma è qualcuno che presumibilmente canta e racconta ai giornali quello che non dovrebbe raccontare. Attenzione, i retroscena possono essere completamente veri, parzialmente veri o completamente falsi. Spesso i retroscena vengono utilizzati dai giornali per raccontare quello che gli piacerebbe raccontare, ma non è mai esistito e se lo inventano, oppure sono cose assolutamente vere. Questo retroscena da dove arriva? Da dove arriva? Intanto sapete che Gentiloni in Europa fa l'europeista e dopo l'italiano, mentre gli altri commissari prima fanno gli interessi dei propri paesi e poi dell'Europa, mentre noi abbiamo proprio l'unicum, no? Dobbiamo farci riconoscere anche su questo. Il nostro commissario europeo del PD parteggia per l'Europa e dopo viene l'Italia. Quindi ci bacchetta al posto che aiutarci. E Meloni e Salvini hanno detto, ma che roba è questa qua? Ecco, vi ho fatto il riassunto, no? Ma che roba è? Ma siamo sempre i soliti, ma che vergogna. Questo è il riassunto del pensiero di Meloni e Salvini, che è assolutamente condivisibile. L'anti-italianità della sinistra, io ve l'ho raccontata tante tante volte. Sto retroscena esce sulla Repubblica, quindi prendetelo con le pinze, ma anche se fosse uscito su un giornale di destra era uguale. Repubblica racconta di questo retroscena. La prima cosa: Meloni ha compreso fino in fondo l'impraticabilità del progetto di spostare gli equilibri continentali grazie a un'intesa tra popolari e conservatori. Dunque reagisce preparando una campagna elettorale spostata più a destra. A voi sembra davvero che la Meloni voglia spostarsi a destra? A me sembra che la Meloni voglia spostarsi al centro più che a destra. Per Repubblica, che vedono fasci dappertutto, la Meloni sta rimettendosi la divisa, no? Quella di Palazzo Venezia, no? Del balcone, combattenti, quelle robe lì. Bene, perché nel loro immaginario la Meloni è sempre in alta uniforme, con l'aquila dorata qui e con i gradi del comando supremo, qua, le insegne del comando supremo delle forze armate. Vabbè, insomma, nella fantasia fervida della sinistra c'è la Meloni in alta uniforme, pronta ad uscire sul balcone di Palazzo Venezia. La realtà è che la Meloni è pronta ad andare verso il centro, la divisa non ce l'ha proprio. Ecco, quindi campagna elettorale spostata a destra. Boh. La seconda ragione riguarderebbe una telefonata di fuoco tra la Premier e Gentiloni, un colloquio finito malissimo, si legge, in cui la prima, la Meloni, ha accusato Gentiloni, sia Gentile, di non collaborare in nome dell'interesse nazionale sui dossier chiave per il paese, a partire appunto dal patto di stabilità. Meglio affidarsi a legge e ordine che rendere conto degli insidiosi parametri di cui ragiona Bruxelles. Sarà vera la telefonata, non sarà vera? Può essere che la Meloni gli abbia telefonato dicendogli scusa, ma Gentiloni, sia gentile, no?
Allora, su sto patto di stabilità vuoi cercare? No, perché voi dovete, magari avrà risposto così, voi governo dovete adesso prepararvi a tirar fuori i soldi, il patto di stabilità. Se dovesse ritornare come prima, vuol dire che il governo deve stare entro certi numeri. All'interno di un certo debito, con certi numeri e bla bla bla, vuol dire che nelle condizioni attuali l'Italia dovrebbe ogni anno tirar fuori 15 miliardi per andare a sistemare il debito, le percentuali. Ve lo faccio molto più semplice perché è un discorso complicato. L'Italia dovrebbe tirar fuori ogni anno 15 miliardi. Sapete cosa vuol dire? 15 miliardi di patto di stabilità più o meno e 20 miliardi del disastro del superbonus? Vuol dire che la Meloni praticamente ha il governo rovinato. Per tutti gli anni che governerà la Meloni dovrà solo pagare debiti su debiti, superbonus e patto di stabilità. Quindi sarà impegnata a trovare i soldi per fare queste robe qui, altro che i soldi per le tasse e tutte le altre cose. Praticamente il governo Meloni diventerebbe praticamente impossibilitato a far qualunque cosa, sarebbe un'amministrazione ordinaria, tirerebbe a campare altri 4 anni, perché con il patto di stabilità e con il super bonus, grazie Conte, il disastro sarebbe proprio questo. Ogni anno andrebbero via 35 miliardi, più di una finanziaria, solo per super bonus e patto di stabilità. Altro che le pensioni minime in 4 anni le portiamo a 1000 euro. Sì, vabbè, facciamo 2000, va? Con i soldi però del Monopoli magari. Ecco, quindi la Meloni avrà telefonato dicendo: senti Ciccio, battiti per questo patto di stabilità. E quello gli avrebbe risposto: ma voi dovete... Quella là magari gli sono partiti 5 minuti e ha cominciato a gridargli per telefono. È possibilissimo, possibilissimo, tanto che cos'ha da perdere la Meloni con un Gentiloni? Se c'è un Gentiloni che non fa gli interessi del nostro paese, gli puoi anche gridare dietro, che tanto gli interessi del paese non li fa lo stesso, quindi gridagli pure dietro, tanto quello gli entra di qua, gli esce di là. Ecco, bene, cioè bene è un modo di dire. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che questi video poi sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove lì li potete assolutamente condividere. Arrivederci e grazie.